Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questa mantella con la lana. Ho utilizzato la lana wool, che è la nuova novità che trovate sul nostro sito www.merceriamare.it, che è un 100% lana, molto economico ma veramente stupendo. E poi questo bordo l'ho bordata tutto attorno con la lana chic, che è una lana che imita, diciamo, l'effetto pelliccia. E vedete che ho fatto il bordo al fondo, qui dove abbottona con le asole, e poi un colletto un po' prezioso. Ho utilizzato per realizzare questa mantella tre gomitoli della lana Australian Wool, e poi ho utilizzato invece due gomitoli di lana chic per fare tutto il bordo e il colletto. Quindi questo è l'occorrente, come vi dicevo trovate tutto sempre sul sito e potete scegliere anche altri abbinamenti di colore, ce ne sono veramente tanti e si possono fare veramente delle belle mantelle, ce n'è per tutti i gusti, quindi mi raccomando andate a vedere e ora vi lascio il tutorial. Quello che ci occorre per realizzare questa mantella è della lana nuova che vado a presentarvi per la prima volta, ovvero questa qui, lana Zephyr Australian Wool, che è una pura lana vergine, quindi lana al 100%, è disponibile in tantissimi colori, 10 tonalità diverse. È ritorta, vedete, in questo modo, secondo me in un modo pazzesco. Sono gomitoli da 100 grammi con 85 metri all'interno di filato e sull'etichetta c'è scritto che si lavora con un 5,5. Noi in realtà andremo a lavorarla con un 7 perché io voglio che la lavorazione della mantella resti molto morbida e non rigida, soprattutto per i capi appunto che si vanno ad indossare. Io prediligo uncinetti grossi proprio per la morbidezza, perché già la lavorazione all'uncinetto di se resta più dura e più compatta rispetto alla lavorazione per i ferri, che invece resta comunque più morbida, anche con punti non bucherellati, diciamo. Con l'uncinetto tende già a irrigidirsi un po' di più e quindi appunto andiamo a lavorarla con un uncinetto numero 7 per questo motivo. Quindi questo è il filato nuovo, mi raccomando, se non l'avete ancora provato ve lo consiglio assolutamente, lo trovate sul sito www.merceriamare.it insieme a tutto il resto del materiale come sempre, ma questo è veramente eccezionale soprattutto perché per essere un pure lana ha un prezzo davvero davvero molto molto buono, andatelo a vedere perché è anche proprio economico pur essendo di qualità. È prodotto da una ditta biellese, quindi assolutamente 100% made in Italy, e secondo me vale proprio la pena di essere provato. Detto questo, io ho scelto il color grigio, questo è il color grigio qua, che vado ad abbinarlo alla lana chic, che è una lana pelosa che forse vi ho già presentato in un altro tutorial, però all'epoca abbiamo realizzato una borsa. Adesso invece andiamo poi a bordare la nostra mantella e con questa lana, quindi ho scelto questo abbinamento di colore. E quindi, come vi ho detto, serve un certo numero 7, poi serviranno anche dei bottoni, ma questo lo vedremo in seguito. Adesso iniziamo subito con la lavorazione. Quindi partiamo subito prendendo il nostro gomitolo dell'Australian e iniziando avviando una serie di catenelle. Allora, io l'ho già fatto, vi spiego. Ho già realizzato le catenelle, ne ho montate 104. 104 catenelle per una lunghezza in centimetri pari a 100 centimetri, quindi un metro. La mia catenella è lunga un metro e ho montato 104 catenelle con l'uncinetto numero 7, come abbiamo visto prima, e con questa lana stupenda. Quindi la mantella che io vado a realizzare è una taglia, diciamo, L. È una L. Se volete farla di altre taglie, più piccole o più grandi, cosa dovete misurare? Dovete misurare tutta la circonferenza, diciamo, delle spalle, la schiena, fino ad arrivare davanti sul busto, dove dovete solo tenere conto che vi deve rimanere diciamo 7-8 centimetri dove la vostra mantella non chiude. Ok, perché qua andremo poi a bordarla con l'altra lana, quella pelosa. Quindi, per fare altre misure,
dovete partire da una catenella iniziale che è più lunga o più corta in base alle vostre esigenze, e per prendere la misura misuratevi appunto in centimetri quanto misura la schiena, le spalle e il busto davanti, ma che non arrivi appunto a chiudere insieme. Quindi questa è la misura per sapervi regolare per fare altre taglie. Vi faccio vedere il punto che ho scelto. Un punto veramente molto semplice, ma ad effetto, che non è una classica maglia bassa o un altro punto base, ma veramente molto semplice, che anche chi ha le prime armi può sperimentarlo. E anche il modello della mantella non è nulla di complicato ed è anche veramente facile adattarlo a taglie diverse, quindi potete assolutamente provare a cimentarvi. Facciamo una catenella in più che non conta come catenella di base, ma ci serve soltanto per girare. Nella prima catenella di base, invece, a questo punto andiamo a lavorare una maglia bassa in questo modo. Dopodiché nel punto seguente andiamo a lavorare una maglia alta. Nel punto a fianco di nuovo una maglia bassa, seguita da una maglia alta. Quindi vedete che per tutta la lavorazione dobbiamo alternare un punto alto e un punto basso. Vanno sempre alternati, quindi adesso vado a fare una maglia bassa, dopodiché proseguo con una maglia alta. Una maglia bassa e a seguire una maglia alta. Quindi vedete che è un punto veramente molto semplice, perché impiega solo questo alternarsi, questo scambiarsi di maglie alte e maglie basse, però dà un effetto che è già leggermente più lavorato, non è una classica maglia bassa o alta tutto dritto, è leggermente più elaborato pur rimanendo appunto un punto molto semplice. Quindi adesso proseguo facendo una maglia bassa, a seguire una maglia alta, una maglia bassa e così via per tutte le catenelle avviate. Allora, guardate, sono arrivata al termine del giro e devo lavorare l'ultimo punto, che nel mio caso è una maglia bassa. Quindi vado a lavorare la mia ultima maglia bassa. Dopodiché volto il lavoro e al posto della maglia bassa devo fare una maglia alta, quindi dobbiamo lavorare i punti in modo scambiato, ovvero dove nel giro precedente ho le maglie basse, quindi qui la prima, la terza e così via, andrò a fare le maglie alte. Dove invece nel giro precedente ho fatto le maglie alte, vado a fare un punto basso. Quindi partiamo con una maglia alta, quindi facciamo le 3 catenelle che sostituiscono, diciamo, il primo punto alto. Dopodiché vado a lavorare una maglia bassa. Proseguo di nuovo andando a lavorare un punto alto, dove sotto nel giro di prima ho una maglia bassa, quindi vanno lavorati alternati. Adesso vado a fare di nuovo una maglia bassa, poi una alta, di nuovo una bassa, seguita da una maglia alta. Procedo così per tutto il giro, vedete questo che è il punto che si sta formando, che mi piace in modo particolare perché è un punto molto semplice ma molto d'effetto. Guardate, ho terminato anche il secondo giro, a questo punto facciamo di nuovo una catenella e qui ho una maglia alta come primo punto, quindi vado a fare adesso una maglia bassa perché appunto andiamo a farle scambiati. A seguire vado a fare una maglia alta, una maglia bassa e così via. Quindi alterniamo questi due punti per tutti i giri a venire. Procediamo in questo modo.
Allora, guardate, ho realizzato con questo punto una striscia pari a 19 giri. Dopo aver fatto questi 19 giri con il punto che abbiamo visto, dobbiamo andare a dividere la nostra striscia di 104 catenelle in 8 parti. Quindi 104 diviso 8 fa 13 e noi dobbiamo contare 13 maglie e sulla tredicesima andare a inserire un segnapunto. Vedete come ho fatto io qua? Ho contato dall'inizio 13 maglie e ho inserito un segnapunto. Dopodiché dal segnapunto ho contato di nuovo altre 13 maglie e ne ho inserito un altro e così via per tutta la lunghezza della nostra striscia. Vedete? In totale ho inserito 7 segnapunti e ho diviso la mia striscia in 8 parti diverse. Quindi, cosa ci servono questi segnapunti? Questi segnapunti ci servono a indicarci tutti i punti esatti in cui dovremo andare a diminuire. Quindi adesso facciamo un giro di diminuzioni dove quando arriviamo all'altezza del segnapunto andiamo a prendere insieme due maglie. Vediamo subito come fare. Quindi mi inserisco qui all'inizio del mio giro. Una maglia alta di inizio, quindi vado a fare un punto basso, seguito da una maglia alta e così via. Lavoro le prime 13 maglie, le prime 12 maglie. Ecco qui, sono arrivata al mio segnapunto. Allora, innanzitutto lo sfilo e adesso io dovrei lavorare una maglia bassa. Quindi, come faccio? Devo prendere assieme questa e la maglia successiva. Quindi mi inserisco nel punto, estraggo il filo come se dovessi fare una maglia bassa, ma invece di completare, quindi di caricare il filo e chiudere tutto, mi inserisco nel punto a fianco. Di nuovo prendo il filo ed esco. Vedete che ho tre gettati sull'uncinetto e sono entrate in due punti diversi. A questo punto carico il filo e chiudo tutte le maglie assieme. In questo modo ho fatto una maglia bassa, due maglie basse chiuse assieme, ovvero una diminuzione. Inserisco il segnapunto qui nella diminuzione dove l'ho fatta. In questo modo lo reinserisco, che ci servirà dopo. Adesso proseguo di nuovo a lavorare i miei punti normalmente, quindi facendo attenzione che avendo saltato un punto ci troveremo con due maglie basse vicine e poi proseguiamo ad alternare i nostri punti. Eccoci qui, siamo arrivati alla seconda diminuzione e questa volta devo fare invece una maglia alta. Quindi per fare la maglia alta mi inserisco nel punto e faccio la prima parte della maglia alta. Quando devo fare l'ultimo passaggio, quindi di caricare il filo e chiudere tutto, mi fermo, carico il filo e mi inserisco nel punto a fianco dove inizio una seconda maglia alta. A questo punto, quando mi trovo con tre gettati sull'uncinetto, carico il filo e chiudo tutto. Quindi ho fatto due maglie alte chiuse assieme, ovvero una diminuzione. Adesso proseguo a lavorare i punti normalmente fino ad arrivare al prossimo segnapunto, dove andremo di nuovo a fare una diminuzione e così via per tutti i segnapunti, che abbiamo inserito. Una volta terminato il giro delle diminuzioni, voltiamo il lavoro e appunto al punto normale, cioè il punto che stiamo facendo dove alterniamo maglie basse e maglie alte, andiamo a lavorare altri 5 giri delle maglie così come si presentano, senza più diminuire, ok? Quindi lavoriamo il numero totale di maglie che abbiamo ottenuto, lasciando sempre qua i segnapunti perché ci serviranno dopo, ok? Quindi proseguiamo a lavorare 5 giri così come con le maglie come si presentano. Allora, guardate, sono giunta al termine dei 5 giri.
dopo la diminuzione, quindi 5 giri normali in cui sono andato avanti a lavorare i punti così come si presentavano. Finiti questi 5 giri dobbiamo invece di nuovo andare a fare un giro di diminuzioni, dove andremo a diminuire sempre in corrispondenza del nostro segnapunto. Quindi vedete che io sono qui adesso, volto il lavoro e iniziamo subito. Quindi la mia prima maglia è una maglia alta, quindi vado a fare 3 catenelle e a seguire vado a fare un punto basso. Di nuovo una maglia alta, poi un punto basso e così via fino ad arrivare qui al segnapunto. Quindi arrivati qui all'altezza del segnapunto vado a spostarlo, quindi lo sfilo in questo modo, e vado a fare una diminuzione. Quindi in questo caso io devo fare 2 maglie alte prese insieme in questo modo, dopodiché vado a reinserire il mio segnapunto così. E proseguo il punto dopo di nuovo una maglia alta, dopo vado a fare un punto basso e alterno di nuovo in questo modo la mia lavorazione fino ad arrivare al marcapunto successivo, dove andremo di nuovo a diminuire. Sono arrivata qui, lo sposto e vado a fare la mia diminuzione. Voilà, reinserisco il segnapunto e procedo in questo modo per tutto il giro. Allora, una volta terminato anche questo giro di diminuzioni, dobbiamo andare a fare un altro giro di diminuzioni. Quindi dopo i 5 giri che abbiamo fatto prima, dobbiamo andare a lavorare 2 giri dove facciamo le diminuzioni qui dove abbiamo messo i segnapunti. Uno l'abbiamo appena fatto, adesso ne facciamo un altro. Quindi di nuovo nello stesso modo, tutte le volte che arriviamo qui al segnapunto facciamo una diminuzione. Terminati questi 2 giri di diminuzioni, possiamo andare a sfilare i nostri segnapunti e proseguiamo a lavorare gli ultimi 4 giri con questa lana di punto base senza più né diminuire né niente, quindi altri 4 giri così. Allora, guardate, una volta terminati anche questi pochi giri che dovevamo ancora fare, abbiamo terminato, diciamo, il corpo base della nostra mantella. Adesso dobbiamo andare a lavorare il pezzettino di pelo qui e a fare le asole per poi abbottonare, il bordo tutto al fondo e poi fare il colletto. Allora, io ve l'ho girato in questa parte. Allora, innanzitutto ho piegato la mantella lasciando aperto lo spazio che andrà fatto appunto con il pelo, quindi con l'altra tipologia di lana. E l'ho girata in questo modo. Allora, la parte che voi vedete subito qui è il collo, mentre la parte che vedete giù è diciamo la base della nostra mantella. Io l'ho posizionata in questo modo per farvi vedere che adesso partiremo a lavorare da questo lato, quindi il lato più a destra, e qui andremo a fare le asole, perché la bottonatura da donna appunto prevede che le asole siano a destra. E poi da questa parte invece andremo a fare solo il bordino, dove poi andremo a cucire i bottoni e quant'altro. Quindi adesso vi faccio vedere che andiamo a inserirci con l'uncinetto nel primo punto e andiamo a fare un punto basso. Non ho cambiato uncinetto, utilizzo sempre il numero 7 perché comunque con la grandezza di questa lana va abbastanza bene, sull'etichetta vi indica di usarne un po' più grossi. Indica un 8-9, ma in ogni caso io continuo ad utilizzare un numero 7 e secondo me va bene. Mi inserisco nel punto a fianco e faccio un altro punto basso e così via, vedete?
Allora, una volta arrivati al termine del giro, dobbiamo fare una catenella, voltare il lavoro perché dobbiamo tornare indietro a lavorare sulla stessa riga che abbiamo già fatto, ma questa volta andremo a fare delle asole. Io ho previsto di farne tre. Una, due e tre. Prevedo di mettere tre bottoni. Ok, quindi adesso misuro col centimetro, ho una base, diciamo, di 30 centimetri. Posso andare a mettere i bottoni, diciamo, circa ogni 8 centimetri, quindi uno a 8, uno a 16 e uno a 24. Ok, come punto di riferimento, se volete, possiamo inserirci un segnapunto all'altezza di dove vogliamo che ci sia la nostra asola. Quindi più o meno così io voglio che ci siano le asole. Quindi adesso proseguiamo quindi il nostro giro tornando indietro a lavorare sempre quindi a maglia bassa. Quando arriviamo qui prima del nostro segnapunto andiamo a fare una, due e tre catenelle. Saltiamo, diciamo, il punto dove abbiamo messo il nostro marker, ci inseriamo in quello dopo e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi vedete che io qui ho lasciato lo spazio, uno spazio bello grosso per un bel bottone e ho fatto un'asola. Adesso proseguiamo a lavorare a maglia bassa. Fino ad arrivare di nuovo al punto prima del nostro marker, di nuovo facciamo 3 catenelle, saltiamo questo punto qui, andiamo in quello subito dopo e proseguiamo a fare le nostre maglie basse. Vedete che qui ho fatto la mia seconda asola. Proseguo in questo modo. E ripeto il procedimento per l'ultima volta, quindi di nuovo 3 catenelle, salto il marker, vado nel punto dopo e chiudo con una maglia bassa e proseguo così per gli ultimi punti. Arrivati qui alla fine, facciamo ancora una catenella. Voltiamo il lavoro e andiamo a fare ancora un giro, sempre di maglia bassa, dove lavoriamo le maglie così come si presentano. Quindi andremo a lavorare anche all'interno delle maglie basse, delle catenelle che abbiamo fatto. Vedete, questa è la catenella, punto all'interno del mio archetto e vado a lavorare 3 maglie basse. A questo punto possiamo sfilare anche il nostro marker e proseguiamo in questo modo per tutto il giro. Arrivati al termine del giro, possiamo andare a tagliare e chiudere. Perché abbiamo appunto finito questo primo bordino. Adesso dobbiamo andare a fare un nuovo cappio. E andiamo a inserirci esattamente dall'altro lato, dove andremo di nuovo a fare 3 giri di maglia bassa, quindi puntando in questo lato. Vedete? Procedo in questo modo
E realizzo anche da questa parte tre giri di maglia bassa. Qui ovviamente le asole non ci servono più, quindi sono tre giri di semplice maglia bassa dove lavoro i punti così come mi si presentano. Una volta fatto il bordino anche qui sui due lati, dobbiamo andare a ripetere lo stesso identico procedimento anche per la base. Quindi andiamo ad inserirci in un punto qui con una maglia bassa e dopodiché dobbiamo procedere a lavorare tutte le maglie basse per ogni maglia della base. Ok? Quindi adesso parto qui dove ho già fatto il pelo e poi procedo invece nella parte lavorata con l'altra lana. E anche qui dobbiamo andare a lavorare tre giri interi di maglia bassa, sempre per bordare, diciamo, la nostra mantella. Quindi facciamo un giro completo di tutta appunto la mantella fino ad arrivare dall'altra parte e lavoriamo tre giri a maglia bassa con questa lana pelosa. Allora, guardate, ho terminato anche il giro al fondo e alla fine ho deciso di farlo un po' più alto, invece di 3 ho fatto 5 giri di maglia bassa. Quindi questo è il risultato, vedete che ho fatto un bordo un pochettino più importante perché mi piaceva che si vedesse un pochettino di più. Adesso andiamo a puntare invece qua in cima e andremo a fare il colletto. Quindi di nuovo cappio di inizio, ci andiamo a inserire qui nella prima maglia del bordo. In questo modo e adesso andiamo a lavorare le maglie così come si presentano. Vedete che punto nella base della nostra mantella e vado a lavorare i punti esattamente così come si presentano. In questo modo faccio tutto il giro. Una volta terminato il giro, procedo a realizzare altri 4 giri di maglia bassa lavorando le maglie così come mi si presentano. In questo modo per altri 5 giri. Allora, guardate, alla fine ho realizzato 13 giri di maglia bassa con la lana pelliccia per realizzare il mio collo, quindi senza più né diminuire né aumentare, sono andata a lavorare le maglie così come si presentavano e questo è il risultato. Ho realizzato questo colletto molto ampio, molto d'effetto con 13 giri, quindi proseguite anche voi per 13 giri di maglia bassa. Dopodiché non ci resta che andare a scegliere i bottoni e andarli attaccare sul bordo. Dobbiamo scegliere in base ovviamente alla dimensione delle asole che abbiamo fatto, quindi se come me avete fatto 3 catenelle vi servono dei bottoni abbastanza grossi. Allora, guardate, ho terminato anche di cucire i bottoni, vedete che li ho messi qui. Ho alla fine ho scelto questi bottoni grigi che richiamavano il colore della lana con cui abbiamo realizzato tutto il nostro corpo della mantella e questo è quanto, quindi sono andata a cucirli e il risultato finale appunto è questo. Sono veramente molto soddisfatta, spero che piaccia anche a voi, soprattutto che vi tenga caldo in queste giornate che man mano diventano sempre più fredde. Fatemi sapere cosa ve ne pensate, se provate a realizzarla, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e l'amico Uncino Intino. Un bacione, ciao!